Ciao ragazzi, io sono Sergio, il vostro artista preferito, e oggi, qui su Art About, parleremo del quadro di Picasso che è stato strappato. Art About, just do it. Ah, Nike, quello era Nike, vero, vero. Proprio pochi giorni fa, il 29 dicembre del 2019, la BBC rese pubblica per prima l'informazione relativa allo sfregio dell'opera avvenuta alla Tate Modern Gallery di Londra, che, per chi non lo sapesse, è soltanto il museo d'arte moderna più visitato al mondo. Sembrerebbe infatti che un ragazzo inglese di 20 anni, subito identificato col nome di Shaquille Massey, danneggiò volontariamente una tela di Pablo Picasso dal valore di 20 milioni di sterline, provocandone dunque un taglio. L'opera, intitolato Buste de Femme o Busto di Donna che dir si voglia, è un olio su tela che misura 81 cm x 65 circa e raffigura l'amante di Picasso, Dora Maar. Dipinta a Parigi nel 1944 durante gli ultimi mesi di occupazione nazista, nello stesso studio dove dipinse anche il Guernica nel 1937. Le motivazioni del gesto del ragazzo potrebbero essere molteplici e io mi sento di azzardare tre proposte. La prima è quella del mitomane. Un po' come accadde qui in Italia con la Pietà di Michelangelo nel 72, che, per chi non se lo ricordasse, nel 1972 alla Basilica di San Pietro venne un uomo che, di tutta umiltà, asserì semplicemente di essere Gesù Cristo in persona. E per tale motivo, dato che egli era ancora vivo e qui presente e non morto, era doveroso dunque distruggere ogni forma di simulacro che lo rappresentasse. Quindi magari questa persona, questo ragazzo di 20 anni, forse un po' più umile, non si crede Dio, ma si crede semplicemente Pablo Picasso. E ne vuole rivendicare i diritti. Opzione 2. L'arrampicatore sociale. Stavolta mi rifaccio al 1980 con l'esempio di John Lennon, dove fu ammazzato da quello che venne definito da molti un suo fan. Per il semplice motivo fondamentalmente che voleva entrare nella storia per aver ammazzato John Lennon. Quindi magari anche questo ragazzo con il suo gesto voleva semplicemente entrare nella storia. Terza ipotesi, forse la più probabile, l'appassionato d'arte. Il ragazzo potrebbe essere in realtà un forte appassionato d'arte che, provando repulsione per l'arte cubista o comunque per tutta l'arte non figurativa in generale, ha deciso tramite il suo gesto di mostrare il suo dissenso colpendo quello che fondamentalmente è un emblema dell'arte cubista o dell'arte non figurativa in generale. E dunque, per cercare di dimostrare un suo pensiero ed una sua idea, ha cercato di colpire un simbolo. Bene ragazzi, queste sono le tre ipotesi che mi sono venute in mente, anche perché le motivazioni del ragazzo attualmente sono ancora ignote a tutti quanti. Il ragazzo dovrà comunque restare in custodia fino alla prima udienza fissata per il 30 gennaio del 2020 presso la Inner Londo Crown Court Ma, ed ha già dichiarato tuttavia che negherà qualsiasi accusa a suo carico. Un portavoce della galleria del Tate Modern Art ha asserito che attualmente l'opera è nelle mani di un team di professionisti e stanno valutando con parsimonia il da farsi. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, oggi è un Art About molto flash e tempestivo. Fatemi sapere comunque la vostra e fatemi sapere anche quale delle tre tesi che ho avanzato potrebbero avvicinarsi di più al vostro pensiero. Commentate dunque con hashtag pietà se credete che il ragazzo sia semplicemente un mitomane, hashtag John Lennon se credete che il ragazzo volesse semplicemente entrare nella storia, hashtag pazzo furioso se credete che il ragazzo sia solo un appassionato d'arte che voleva mostrare il suo dissenso verso l'arte cubista. E anche per oggi, qui dal vostro artista preferito, è tutto e alla prossima!